Buonasera a tutti e grazie per essere qui. Amici, Roberto, ruberò poco tempo, solo pochi minuti, poi lascerò la parola al tanto atteso intervento di Roberto Ferrenderes. Ma ci tenevo a chiarire alcune cose. Ieri sera non ho avuto il piacere di ascoltare il comizio del vice sindaco Cimino, ma oggi alcuni amici mi facevano presente i virulenti attacchi scagliati nei confronti di Luigi Gravili e di Sergio Mariano. Allora, Francesco, ti rispondo una volta per tutte, e ti rispondo non perché secondo me i tuoi argomenti siano degni di nota, degni di commento o risposta, ma perché sono stati scorretti, poiché si rivolgono a persone che non hanno, come hai avuto tu, la possibilità di risponderti allo stesso modo da un palco. E fra l'altro, Francesco, meglio per te, perché avrebbero tanto da dirti. Primo, gli atti, le delibere di consiglio comunale su bilancio e piano traffico sono state approvate, portano il tuo voto favorevole, non il mio. Attaccare il lavoro. Attaccare il lavoro di Luigi e Sergio significa attaccare, rinnegare il tuo stesso operato, la tua stessa amministrazione. Significa la dichiarazione di un totale fallimento della tua amministrazione. Secondo, come mai non attacchi mai Nenni, Causo o Carlino? E come mai ancora, pochi giorni fa, contattavi Gravili e Mariano chiedendogli di tornare sui loro passi? Come mai fino a pochi giorni fa elemosinavi il loro appoggio? E ora sono la causa di tutti i mali. Ma del resto gli stessi giudizi li esprimeva anche con Rosalba Pindinello prima che passasse con lui. Riguardo la possibilità poi di accordi sottobanco, da te ventilata, mi spiace, ma continui a fare illazioni senza nessun fondamento. Se hai prove, portale sul palco, altrimenti devi tacere. Vorrei, Francesco, farti capire che se nella tua lista, se il tuo modo di fare politica si presta ancora a determinate logiche, a determinati giochi e sotterfugi, qui da noi tutto è alla luce del giorno e il sole non tramonta mai. Qui è la politica diversa, quella nuova. Per farti capire la loro scelta, se ancora non l'hai capita, anche nello scontro, nel confronto, aspro, duro, avuto nel corso di questi anni con Sergio e con Luigi, loro hanno apprezzato la mia coerenza, l'umiltà e soprattutto il rispetto delle persone. Doti che non dico tu non abbia, ma che forse loro non sono riusciti a vedere in te. Poi, Francesco, ti faccio presente che anche altre persone, oltre a quelle da te menzionate, tanti, ma tanti altri amici, non hanno creduto nel tuo progetto senza compromessi e votano, appoggiano noi ora. Ora, nei prossimi comizi, prenditela e urla con tutti loro. Mi rallegra, cari cittadini, cari amici, che qualcuno, per poterci attaccare, debba attaccare chi ci supporta, chi semplicemente ci vota. Ma sui miei candidati in lista non possono, non hanno nulla da dire.
Io non mi sogno di attaccare chi ti supporta, Francesco, chi semplicemente ti vota. Ho molto da dire e lo faccio all'insegna della correttezza, perché attacco chi ha la possibilità di rispondermi da su un palco. Sui tuoi candidati senza compromessi. Ieri penso di aver parlato già ampiamente della Presidente del Consiglio, non torno sull'argomento. Ma stasera posso parlare anche dell'assessore Reo, eletto con l'opposizione, poi magicamente trasferitosi sui banchi della maggioranza e ancora più fantasiosamente diventato assessore all'ambiente. Assessore del quale non ho avuto mai l'onore di ascoltare la voce in consiglio comunale, perché alle nostre domande relative al suo settore non rispondeva l'illuminato neoassessore, ma la tua persona. Complimenti per la scelta. Io capisco il tuo nervosismo, le tue paure, le tue ansie. Capisco che tu debba urlare, gridare, ma non riuscirai con le urla a nascondere il tuo totale fallimento. E poi finiscila con questa storia della mancanza da parte nostra di proposte programmatiche. Il programma, caro Francesco, lo abbiamo elaborato, condiviso, scritto per 5 anni insieme ai cittadini e alle persone. Le consulte che tu citi, noi già da tempo le abbiamo attivate in maniera totalmente spontanea e naturale. Abbiamo fatto unica lista, incontri programmatici, monotematici, con tecnici, esperti dei vari settori. Abbiamo parlato di politiche giovanili, PUG, ciclo raccolta rifiuti, mense scolastiche. Abbiamo condiviso un programma di rilancio per Torre Suda. Abbiamo approfondito politiche sociali, ambiente, territorio, principi generali su etica e moralità. Tutto questo è il nostro programma. E poi, Francesco, infine chiudo, un consiglio. Ti consiglio di finirla tu di parlare di programmi, perché se l'intuizione più geniale che hai potuto avere sono i ristoranti nei trulli, se questa è la più roboante delle tue idee, meglio un decente silenzio. Grazie a tutti.